Amici, bentrovati. Siamo ancora qui e siamo direttamente alle spalle di dove si svolgerà il contest e siamo in compagnia di Mari. Sì, salve. Esatto. Ciao. E Marzia. Marzia, Mari e Marzia. Allora, tu sei vestita da? Le Queen da Assassin's Creed Brotherhood. Tu invece da? Black Canary da Arrow. Ok, allora, quando ti sei avvicinato al mondo del cosplay e perché? Allora, ho iniziato nel 2011 insieme a lei. Lei mi ha portato in questo mondo facendomi partecipare per la prima volta a Cosplaydia. Quindi devo tutto a lei se oggi sono qui. Se non mi avesse portato lei a Cosplaydia, magari oggi sarei da un'altra parte. Visto? Amiche da quanto? Dal 2009. Fantastico, e continuate ad essere amiche, certo. Giusto, brave, a fare cosplay e continuate insieme a condividere questa passione. Sì. Tu invece da quanto tempo? Hai cominciato prima di lei? No, anche io nel 2011, il nostro primo cosplay sono state le Sailor, Sailor Mars e Sailor Jupiter. Poi diciamo che lei è andata più avanti di me dal punto di vista della sartoria, infatti si è specializzata in sartoria ed è lei che fa i miei costumi e quindi ed è grazie a lei viceversa che io oggi sono qui. Fantastico. Esatto. Allora, lei fa i costumi per entrambe? Sì. Bravissima. E invece la maschera e l'attice, tutte queste cose qua, i copricapi chi li fa? Allora, in realtà la maschera me l'ha fatta per metà lei e poi le definizioni le ho aggiunte io. Tutte le varie armi e accessori invece dei cosplay cerco diciamo di farli per conto mio, così mi metto anche un po' alla prova dal punto di vista pratico. Brava. La stessa cosa fai tu? Sì, questo ho fatto tu completamente tutte cose io. Allora, voi so che non potete sentirlo, ma dall'altra parte sicuramente vi stanno facendo un applauso. Perché? Perché siete brave. Allora ragazzi, non ha importanza se ci riuscite o no, se sbagliate o meno, ma il bello del cosplay è farlo da soli, giusto? O in gruppo, però provate a cucire, ad incollare, provateci, male che vada... Anche perché è divertente. Sì, bravi, male che vada ritentate. Allora, un consiglio per chi non ha mai fatto cosplay e vuole entrare in questo mondo, cosa diresti? Sicuramente partire da un personaggio a cui si è affezionati, perché sicuramente si cercherà di farlo il più credibile possibile, certo, e indossarlo poi sarà assolutamente un'emozione unica. Ok, per te è la stessa cosa? Assolutamente sì, e poi di impegnarsi sempre e non demoralizzarsi mai. Quindi non vi abbattete, tentate che riuscite. Tutti iniziamo dal niente. Non... Ok, questo è vero. Abbiamo detto che il cosplay è una rappresentazione un po' di quello che è una parte del vostro carattere, giusto? Come mai hai scelto questo personaggio, che è un personaggio che difende i buoni, giusto? Sì, perché vabbè, a parte il fatto che mi sono appassionata particolarmente al telefilm di Arrow, che in questo momento posso considerarlo il mio telefilm preferito. Il personaggio di Sarah Lance è un personaggio che subito mi ha colpito per questo suo essere inizialmente un po' frivola, però poi una volta essere entrata nella Lega degli Assassini e poi essere diventata la prima Black Canary, nel telefilm si parla, ha cambiato completamente carattere, si è diciamo è diventata anche un po' più responsabile nella sua vita, diciamo così. Allora, per quanti di voi, senza fare spoiler, per quanti di voi fossero a casa irresponsabili, non c'è bisogno che entriate a far parte della Lega degli Assassini. Però la Lega degli Assassini diciamo che ti ha dato una bella mano. Forgia il vostro carattere. Voi cercate www.legadegliassassini.it, provate un po'. E invece per quanto riguarda te, come mai hai scelto questo personaggio? Perché adoro il gioco di Assassin's Creed prima di tutto e poi mi ero innamorata totalmente di questa assassina che si usa nel multiplayer e questo vestito era bellissimo, ho detto lo devo fare, cioè non posso non farlo. Allora, bravissime, parteciperete al contest? Sì. Bravissime, allora in bocca al lupo per il contest. Al mio tre, un saluto agli amici che sono dall'altra parte. 1, 2, 3. Ciao a tutti. Ciao.